Buonasera a tutti, io come al solito faccio una piccola presentazione perché vedo tantissime persone che non conosco. Io sono stata chiamata a parlare al nome del Comitato Immigrati, che è un'associazione che esiste a Cremona da circa 4 anni, e già da adesso vi invito a mettervi in contatto con me o con altre persone che sono qui in piazza, al limite dopo mi fermo e vi do i miei riferimenti. Devo dire che sono veramente commossa perché non speravo di vedere così tanta gente. Ho insistito molto con i miei amici, con tante persone, penso che abbiano fatto tutti perché avevano paura di ritrovarsi tra le solite facce e capire che effettivamente il mondo è cattivo come lo vogliono dipingere. Questo mi dà una speranza molto, molto diversa, mi fa vedere il mondo con occhi diversi. Scalisi ha usato spesso la parola sicurezza. È una parola che noi immigrati non conosciamo, nel senso che per noi la vita non è mai stata sicura, è sempre stata appesa a un permesso di soggiorno che non arriva mai e quando arrivava era già scaduto. È sempre stata legata a un datore di lavoro che ci vedeva come soggetti deboli, ricattabili, che poteva decidere della nostra vita, perché nel momento in cui ci avesse lasciato a casa noi saremmo rimasti senza un lavoro, senza dei soldi, senza la possibilità di mantenere la famiglia, soprattutto saremmo diventati degli immigrati clandestini da un giorno all'altro in una situazione assolutamente raccapricciante. Quello che penso è che le persone che sono qui, perché vedo tante famiglie e tanti bambini, vengono qui perché cominciano un progetto di vita nuova, sia gli stranieri che gli italiani. Quando cominciano un percorso hanno la speranza che le cose migliorino. Io purtroppo abito da 15 anni qui e vedo solo peggiorare le cose, ma vedo peggiorare le cose perché tante persone non fanno altro che farlo peggiorare. Non lo so, vogliamo parlare della stampa, dei giornali, dei telegiornali, che ormai riportano le notizie in modo parziale e assolutamente non finto, estrapolano solo quello che gli interessa, e questo è veramente pericoloso perché diventa impossibile confrontarsi con le persone che come l'unico riferimento hanno la carta stampata, i telegiornali, la televisione, e tutto questo ha solo aperto le strade a questo decreto di legge che è stato votato in Senato, che è chiamato pacchetto sicurezza, della quale vorrei soprattutto sottolineare alcuni aspetti. Uno principale, che ha già sottolineato Scalisi e anche Gigi prima durante la fiaccolata, che abbiamo istituzionalizzato dei cittadini di serie A e di serie B, e noi siamo quelli di serie B evidentemente, perché forse non siamo neanche cittadini, siamo della forza lavoro che arriva qui per salvare alcune fabbriche, per accudire i nostri genitori, per occuparsi dei nostri figli, ma non sono abbastanza importanti per poter avere le cure essenziali. Quello che vorrei solo sottolineare è anche un peso economico che deriverebbe da questa legge. Andare a gravare su delle famiglie molto numerose, anche spesso con una sola persona che lavora, con una tassa che va dagli 80 ai 200 euro su ogni permesso di soggiorno, sarebbe veramente un delitto, perché si pagano già 72 euro per ogni permesso di soggiorno, il quale, se va bene, dura 2 anni. Se poi a questo aggiungiamo un'altra tassa che va da 80 a 200 euro, io mi chiedo, cioè, se il suolo italiano vale così tanto. Per cui non voglio fomentare le folle, però è veramente discriminatorio pagare per dover vivere. Per cui vi porterei a riflettere solo su questa cosa. E poi una cosa che mi fa un po' ridere è il permesso di soggiorno a punti, che si fa ridere, però potrebbe creare delle situazioni in cui si diventa ulteriormente ricattabili, per cui ad ogni nostra infrazione, anche la più piccola,
questi punti potrebbero essere decurtati e uno un giorno si trova che ha i punti scaduti e deve ripartire e tornare a casa. Non sono convinta che sia esattamente un'idea brillante. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è che io spesso so che è molto uso fare, ma io non me la sento di fare una differenza tra immigrati regolari e quelli clandestini, perché il margine e il passaggio da un momento all'altro è così sottile che tutti noi da un giorno all'altro potremo essere clandestini. Grazie. Noi non segnaliamo. Noi non vogliamo segnalare, noi non possiamo segnalare, noi non dobbiamo segnalare. E questo, guardate, è un grido che si è alzato da tutta la sanità, da tutti gli ordini professionali, dei medici, degli infermieri, dei tecnici, dei farmacisti, dalle sigle sindacali, dalle categorie, in modo compatto, perché l'idea di segnalare una persona che si rivolge alle strutture sanitarie per un bisogno è contraria a qualunque tipo di principio, ai principi umanitari. È contraria ai principi dell'etica medica, della nostra deontologia. È contraria e viola il segreto professionale. È contraria ai principi della Costituzione italiana, che protegge la salute come bene individuale e collettivo. E permettetemi, è un'idiozia dal punto di vista concettuale. Ma come si fa? Come si fa a non pensare, anche chi avesse una posizione contraria all'immigrazione, a non capire che isolare una fascia di popolazione che comunque è in mezzo a noi e non offrire a questa un'assistenza sanitaria fa diventare un pericolo per la salute pubblica, che è tutelata dalla Costituzione. Cioè, solo questo bisogna far riflettere. Ma voi sapete che purtroppo stiamo attraversando un momento molto difficile, un momento in cui questa deriva xenofoba è molto forte. E guardate, quando un mese fa è successo, c'era il 5 di febbraio, quando il Senato votava questo emendamento, no, che toglieva l'obbligo, toglieva la proibizione della denuncia, un emendamento voluto profondamente e fortemente dalla Lega e votato in Senato a larga maggioranza da quelle forze che poi si richiamano ai principi cristiani, dimenticando il principio fondamentale del cristianesimo, che è quello dell'accoglienza e dell'amore del prossimo. Io mi domando veramente come si fa a cadere così in basso in un paese che vuole richiamarsi alle radici cristiane. Allora questo grido profondo che è partito da tutto il mondo della sanità, io spero che riesca ad arrivare a queste sorde aule parlamentari. Noi siamo qui in pochi, ma abbiamo raccolto centinaia di firme in ospedale in questi giorni e le abbiamo spedite ai parlamentari, le abbiamo spedite al Presidente della Regione, le abbiamo spedite ai nostri rappresentanti politici, perché noi non segnaliamo e non segnaleremo. Grazie.